Ciao a tutti, da Benedetta De Leo, anche oggi saremo in compagnia della musica e andiamo a scoprire una giovane artista. Ho il piacere di avere in collegamento Elisa Giorello di Siena. Ciao Elisa! Ciao, ciao, buonasera! Elisa Giorè è il tuo nome d'arte che hai usato ultimamente. A che età ti sei affacciata al mondo della musica? Dunque, dal punto di vista dello studio ho iniziato a 15 anni, ho iniziato con la chitarra e poi siamo andati nella direzione del canto quasi subito l'anno successivo per poi evolvere anche in altre direzioni, anche se poi il canto è sempre rimasto la materia principale. E poi anche so che sei anche bassista, giusto? Sì, fino a un certo punto, nel senso che studio il basso e in parte l'ho suonato anche nel disco, però ecco, non sono una bassista grandiosa, se devo essere sincera. Insomma, chitarra, basso, però ti piace più cantare, giusto? Sì, diciamo che è la cosa che mi piace di più e mi riesce anche meglio tra le tre cose. Sporche semitoni neri di un pianoforte, correva come su carboni ardenti, abiti laceri e cari fra i denti, bocca riempita parole luttuose come liquirizia per bocche golose, lingua di inchiostrochi come petrolio, fiato bollente di lampade ad olio. All'orizzonte un gran temporale del colore nero di veste talare. All'orizzonte un gran temporale del colore nero di veste talare. Allora, tu hai, diciamo, studiato canto moderno, vero? Esatto, sì, ho iniziato a 16 anni e sto studiando tuttora. Poi hai iniziato a scrivere qualche brano tuo e poi, diciamo, che hai interrotto un po', hai ripreso, come mai? Beh, dunque, io ho iniziato che avevo più o meno 24 anni. È stato però un percorso abbastanza discontinuo. In realtà di scrivere non ho mai smesso, che questo scrivere era appunto un po' non continuativo, ecco. Andavo molto a ondate, ma anche ora, del resto, ci sono dei momenti in cui magari non riesco a scrivere niente per giorni o settimane e poi magari invece scrivo un sacco di cose nell'arco di un mese e quindi niente, non riesco a essere omogenea in questo, ecco. Quello che stavo smettendo di fare era proprio cantare più che scrivere. E quindi quando hai l'ispirazione scrivi qualche canzone bella. Nel 2014 so che hai ripreso e poi hai avuto un incontro con alcuni amici ed è nata la Fabbrica di Polvere. Sarebbe? Sì, loro sono la mia band che mi accompagna da un paio d'anni a questa parte, lavoro con loro e sono loro che hanno suonato in questo disco che mi hanno aiutata a stendere la parte musicale. E io avevo nel cassetto tanti brani da mettere insieme, da mettere a posto, ma non riuscivo a trovare dei musicisti che volessero partecipare ad un progetto di inediti. E quindi niente, dopo vari tentativi, dopo aver anche abbandonato e accantonato per un periodo la cosa perché appunto non riuscivo a trovare persone con cui collaborare, nel 2014 invece ho incontrato Leonardo Montalbano e Niccolò Grascelli, che unendosi a Deborah Porcello, con cui già suonavo da 3 anni circa, abbiamo formato questa band che appunto si chiamava La Fabbrica di Polvere e con cui facevamo sia le cover di altri sia i pezzi inediti e niente, fino ad oggi questa cosa è rimasta, l'unica differenza è che ufficialmente io mi presento come solista anziché essere una band, però poi di fatto siamo sempre noi quattro, ecco. Strano questo cielo rosso scuro senza stelle, io con le mie mani inviato i tuoi capelli, la mia anima nasconde nere nuvole e serpenti, sono un lupo, un pipistrello, un mostro dagli aguzzi denti. Finalmente si è avverata quell'assurda profezia, un bacio, solo un bacio e tu sarai per sempre mia. Misteriosa è la mia identità, mostro, lupo, seduttore, mago, conte o predatore, la notte ti spaventerà, così cupo.
diciamo che hai due percorsi paralleli, la band, e poi ci sono dei periodi che ti presenti come solista, giusto? Ma da ora in realtà mi presenterò sempre come solista, anche se poi diciamo che nella sostanza siamo sempre una band, quello che cambia è il nome, cioè prima eravamo la Fabbrica di Polvere come nome, ma sempre noi quattro eravamo, adesso ci sono io che mi presento con questo pseudonimo Lisa Jorè, e però con me ci sono sempre loro, per cui ecco, è solo una questione di facciata più che di altro, la sostanza diciamo che più o meno è sempre quella, ecco. Cioè il gruppo è sempre lo stesso, però cambia il nome, perché la Fabbrica di Polvere, da cosa vi eravate ispirati? La Fabbrica di Polvere era un nome che avevo scelto io, era il nome che avevo dato al mio progetto. In realtà avevo pensato anche di intitolare l'album La Fabbrica di Polvere, però all'epoca l'album non esisteva ancora, quindi è diventato il nome della band. E semplicemente nasce dal fatto che io continuavo a produrre canzoni su canzoni e poi non ne facevo niente, le lasciavo appunto a prendere la polvere, quindi diciamo che era un po' quello che ero io, la Fabbrica di Polvere. La pelle sotto gli occhi, sulle labbra lungo il collo, depositi di sale sulla stoffa di un cuscino, la luce della luna incontra quella del mattino. Macchie tondeggianti di caffè sul tavolino, spirali appiccicose, scure curve del destino, svanire sottovoce respirando inutilmente, pochi passi silenziosi sbriciolando foglie secche. Che bisbiglia pettinando i fili d'erba, sembra non ci sia altro suono sulla faccia della terra. Come la pioggia cadiamo e ci rialziamo evaporando, volando. A settembre so che è uscito l'album Le vie dell'insonnia, giusto? Sì, è uscito il 20, quindi pochi giorni fa. Pochi giorni fa. Vuoi presentarlo agli ascoltatori? Questo album? Comunque, allora, l'album si chiama Le vie dell'insonnia, è un album che contiene 10 brani inediti che ho scritto io con l'aiuto della mia band, e è un brano, come dire, non di facilissimo ascolto se lo si ascolta superficialmente, ci vuole un certo mood diciamo per sintonizzarsi con i brani di questo album, che comunque è piuttosto appunto introspettivo, è un autunnale lo definirei, non è di facile ascolto perché comunque lessico utilizzato per le canzoni non è banalissimo, quindi se uno si aspetta il classico sole, cuore, amore, non troverà quello che cerca, perché non è proprio quello, ecco. È un album da ascoltare con attenzione, con una sensibilità particolare. È un album che verrà secondo me apprezzato molto dalle persone che ascoltano anche i testi quando ascoltano un brano. Le persone che si limitano all'ascolto superficiale, quindi dando importanza solo alla parte musicale ma senza ascoltare poi quello che viene detto in un brano o in un album, potrebbero probabilmente non capirlo, perché di fatto è un disco incentrato sui miei testi, la musica è stata costruita intorno per servire questi testi. Quest'estate che col risveglio di ogni autunno morirà. Amaro il suo sapore come il sole di settembre, acqua fresca che si asciuga sotto un sole che si spegne. La memoria dei ricordi tornerà. Perché le vie dell'insonnia? Le vie dell'insonnia perché io scrivevo durante la notte queste canzoni, sono tutti brani che sono nati mentre invece di dormire facevo musica. Ho sofferto di insonnia per diversi anni e questo diciamo che è il frutto della questione. Come parole, voce nel vento, vento sul viso, vento tra i capelli, convolute e fumose tra le perturbazioni, si disperde incurante ed improvvise variazioni del tempo.
Il tempo avrà tempo di tornare nitido, si libra libero e sempre più limpido, lieve il suo suono, etereo ed astratto, tenue il colore così rarefatto. Oggi siamo qui per presentare un singolo, Scarse prospettive. Sì, Scarse prospettive è il singolo con cui abbiamo deciso di lanciare questo album, sebbene non sia probabilmente il brano più rappresentativo di questo lavoro. Lo abbiamo scelto banalmente perché lo ritenevamo il brano più radiofonico e quello più orecchiabile sicuramente, quindi c'era soltanto questo tipo di strategia dietro, ecco. Solo per quello, in realtà. È un genere pop il singolo? Sì, di sicuro è il più pop di tutti quanti, nel senso, nel termine in cui uno si aspetta, ecco, che si parli di pop. È di una logorazione, di una relazione sentimentale? Sì, anche forse come argomento alla fine, perché è una canzone d'amore, sebbene ne parli con ironia e con un modo un po' scanzonato. È un brano ironico fondamentalmente, che si accosta questa così allegra a questo testo che poi in realtà va a raccontare di qualcosa che allegro non è. E solo per questo è stato scelto, perché sia come argomento era il più facile, ma anche appunto come melodia, come sound, era questo forse più semplice e assimilabile in un contesto radiofonico, ecco. È scritto interamente da te. Conforme come sempre alle tue basse aspettative, non hai voluto mai cercare alternative. Non ho mai fatto molto per volerti assecondare, eppure tieni a me come se fossi speciale. Sono io che non ho più parole d'amore, io che mai avrò la voglia di cambiare. Sarò come al mio solito quell'essere banale che a tentazioni e vizi non riesce a rinunciare. Progetti nel cassetto? Beh, intanto è uscito questo album, stiamo cercando di farlo conoscere il più possibile, di vedere se la gente lo accoglie bene, e per il momento c'è questo. Poi ci saranno i live di presentazione, ci sarà un percorso musicale dal vivo quanto prima, che ancora non ho delle date da poter comunicare, perché è tutto un grande work in progress questo progetto. E che tra le mani non è rimasto nient'altro che di aria umida e già respirata, acquistano peso così all'improvviso, parole accennate con fare indeciso, all'improvviso si fanno pesanti, certezze di vetro e pensieri inquietanti. Stelle cadenti e stelle cadute, spontaneamente oppure abbattute, ma non ho più fiato per recitare l'elenco di cose da desiderare che ho accumulato nel corso degli anni, non ho più memoria per ricordarmi. Bene, noi ti auguriamo un in bocca al lupo affinché l'album abbia il successo che merita e grazie per tutti i progetti futuri. Vuoi dire qualcosa agli ascoltatori? Ma io che vi dico? Vi dico intanto buon ascolto singolo, e soprattutto se vi piace il singolo vi invito a venirmi a cercare su Facebook e sui vari social network per ascoltare anche poi il resto dell'album, che secondo me merita, però ecco, l'ho fatto io, per cui ci mancherebbe anche che non mi piacesse. Salutiamo tutto il resto del gruppo. Vuoi fare tu il nome dei tuoi amici? Sì, allora sono Leonardo Montalbano alla chitarra, Nicolo Grascelli alla batteria e Deborah Porcello a tastiera e flauto traverso. Io ti ringrazio di essere stata con noi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Ruvo Web. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Ruvo Web da Lisa Giorea. Io ti ringrazio, è stato un piacere. In bocca al lupo per tutto. Ciao Lisa. Grazie, ciao, ciao. Di te, del mio eventuale perderti, e annoto a tutti che nella penombra i difetti rimangono lì,
e sembriamo un po' tutti attori stupendi, bellissimi e bravi a fare gli eroi. E poi, e poi. Parlo di te ed è mio ritrovarti alla luce del giorno, i difetti son chiari e lampanti ed a volte anche noi attori tremendi torniamo a vestire gli scomodi panni di gente qua. C'è bisogno di urlare per avere ragione, c'è bisogno di urlare per farsi sentire, non c'è bisogno di...